Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta albero di Natale. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono fegola di patate, farina di tipo 00, uova, zucchero, panna, aroma di pandoro, gocce di cioccolato fondente, olio di semi di girasole e lievito per dolci. Per la glassa, cioccolato fondente, confettura di albicocche, latte. E per decorare ciliegie candite e zuccherini colorati. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. Ed azionare il bimby per 6 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere la farina, la fecola, l'olio, la panna, l'aroma di pandoro e il lievito ed azionare il bimby per 4 minuti a velocità 4. Aggiungere le gocce di cioccolato fondente ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 2. Trasferire in uno stampo a forma di albero di Natale ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e posizionare su un piatto da portata. Con uno spiedino effettuare dei fori. Versare la confettura e livellare bene. Prepariamo la glassa. Mettere nel boccale il cioccolato e tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte ed azionare il bimby per 6 minuti, 50 gradi, velocità 3. La glassa è pronta, versare sulla superficie della torta. E livellare bene. La glassa dovrà dare alla torta un effetto ruvido, non liscio. Decorare a piacere. Torta albero di Natale. Grazie e alla prossima ricetta!